In questo video vedremo 5 esercizi che ti aiuteranno sin da subito a ridurre il dolore causato dalla sacroileite. Con il termine sacroileite in medicina si intende uno stato infiammatorio che riguarda l'articolazione sacroiliaca. L'articolazione sacroiliaca è l'articolazione che viene a formarsi dall'unione dell'osso sacro con l'osso iliaco, cioè l'osso del bacino. Questa articolazione si trova al di sotto della quinta vertebra lombare ed abbiamo per ogni lato della schiena un'articolazione sacroiliaca. Si parlerà quindi di sacroiliaca sinistra e sacroiliaca destra. La sacroileite può essere presente su uno o su entrambi i lati della schiena. Si parlerà quindi di sacroileite unilaterale nel caso in cui riguardi solo l'articolazione di sinistra o solo l'articolazione di destra, oppure si parlerà di sacroileite bilaterale quando entrambe le articolazioni sacroiliache sono coinvolte nel processo infiammatorio. I principali sintomi della sacroileite sono dolore, rossore e calore. Il dolore è presente praticamente nella totalità dei casi, mentre il calore ed il rossore sono presenti fortunatamente soltanto in rari casi, in particolare in determinate patologie infiammatorie di tipo reumatico. In caso di sacroileite, il dolore sacroiliaco può essere presente o andando a palpare la zona oppure può manifestarsi nelle più comuni attività di vita quotidiana, come per esempio salire, scendere le scale, passeggiare o chinarsi a raccogliere un oggetto. Nei casi più avanzati il dolore sacroiliaco potrebbe essere presente anche a letto. In tutti questi pazienti quindi, oltre al dolore, andranno ad aggiungersi possibili problemi di insonnia. La sacroileite è una patologia di tipo multifattoriale. Le cause più comuni di questa patologia sono traumi diretti sulla zona sacrale, come per esempio cadute sul sedere, patologie reumatiche, stati di gravidanza e malattie infettive. La diagnosi di sacroileite può essere effettuata soltanto dal medico, che effettuerà prima un esame obiettivo sul paziente e poi potrà richiedere referti come RX, risonanza magnetica, TAC oppure analisi del sangue nel caso in cui abbia sospetto di una patologia di origine reumatologica oppure infettiva. Per fortuna, nella stragrande maggioranza dei casi, il trattamento della sacroileite è di tipo conservativo ed il fisioterapista può esserti di grande aiuto nel migliorare velocemente questa condizione infiammatoria. Il fisioterapista, infatti, attraverso una valutazione specifica, andrà a valutare la sede del dolore, il tipo del dolore ed i movimenti e le posture che lo vanno a provocare. Poi, in base a tutti questi dati, andrà ad elaborare un piano di trattamento specifico per ogni singola persona. In caso di sacroileite, anche le terapie fisiche fanno parte di un piano di trattamento completo. Nello specifico, noi fisioterapisti utilizziamo TECAR terapia, laser terapia ad alta potenza, magnetoterapia, ultrasuoni ed elettroterapie. Normalmente, in caso di sacroileite, il trattamento è suddiviso in 3 fasi. Andiamo a vederle meglio insieme. Prima fase: controllo del dolore e dell'infiammazione. In questa fase utilizzeremo terapie fisiche e tecniche di terapia manuale, kinesiterapia ed osteopatia. Seconda fase: recupero della mobilità e del movimento. In questa fase, oltre alle tecniche di terapia manuale e di osteopatia, verrà inserito l'esercizio terapeutico. Terza fase: stabilizzazione dei sintomi. In questa fase ci concentreremo sull'aumento delle performance motorie, andando ad inserire esercizi a difficoltà crescente. Adesso andiamo a vedere insieme 5 esercizi che ti aiuteranno sin da subito a ridurre il dolore causato dalla sacroileite. Primo esercizio: stretching della zona lombare portando le ginocchia al petto. Dalla posizione supina, anche ginocchia flesse, andiamo ad afferrare le nostre tibie nella parte anteriore ed andiamo ad aumentare la flessione delle anche. Questa posizione andrà ad aumentare la tensione sulla zona lombare. Effettueremo 3 serie da 30 secondi di questo esercizio. Cosa importante? Quella di cercare di andare a migliorare la flessione delle anche
in questo modo, perché aumentando la flessione delle anche riusciremo anche ad effettuare un maggiore stretching del distretto lombare. Secondo esercizio, mobilizzazioni delle articolazioni sacroiliache. Nella posizione supina, quindi partenza uguale all'esercizio precedente, anche flesse, ginocchia flesse, andiamo ad afferrare una tibia, portiamo il ginocchio verso il petto e poi cambiamo lato. Quindi prima era un esercizio statico, adesso effettueremo un esercizio dinamico perché la flesso estensione delle anche andrà a mobilizzare l'osso iliaco in anteriorità ed in posteriorità e quindi eseguiremo una mobilizzazione delle articolazioni sacro-iliache. Questo esercizio può essere effettuato sia in caso di sacroileite unilaterale che in caso di sacroileite bilaterale. Effettueremo 3 serie da 30 ripetizioni con un minuto di recupero tra una serie e l'altra. Terzo esercizio, stretching del muscolo piriforme. Questo esercizio è estremamente importante in caso di sacroileite perché il muscolo piriforme si inserisce sulla parte anteriore dell'osso sacro e quindi in caso di un'eccessiva tensione da parte di questo muscolo ne potrà risentire l'articolazione sacroiliaca con conseguente dolore. Dalla posizione di partenza come l'esercizio precedente andiamo ad accavallare una gamba sull'altra in questo modo e poi andiamo a flettere l'anca, nel mio caso anca sinistra. In questo caso sto seguendo lo stretching sul muscolo piriforme di destra. Nel caso volessi farlo anche dall'altro lato, allora cambierò posizione delle gambe, andrò ad invertire tutti i parametri e aiutandomi con le mie mani in questo modo andrò ad aumentare la tensione sul muscolo piriforme. Eseguiremo 3 serie da 30 secondi con un minuto di recupero tra una serie e l'altra. Quarto esercizio per la sacroileite, flessioni del busto dalla posizione seduta. Questo esercizio è molto importante per tutte quelle persone che hanno dolore nella zona sacroiliaca durante i movimenti di flessione anteriore del busto e durante i movimenti di estensione, soprattutto nella posizione in piedi quando ad esempio vanno a raccogliere un oggetto. Eseguiremo una versione più semplificata, più accettabile in caso di dolore e un esercizio che in qualche modo andrà comunque a ridurre la paura di effettuare questi movimenti. Posizioniamo le nostre mani al di sotto delle cosce, andiamo a piegarci in avanti e ritorniamo su. Le nostre braccia, quindi i nostri bicipiti, possono aiutarci nel movimento di flessione. Poi torneremo in estensione ed effettueremo 3 serie da 30 movimenti con un minuto di riposo tra una serie e l'altra. Quinto ed ultimo esercizio, esercizi di anteversione e retroversione del bacino in posizione seduta. Dalla posizione con piedi appoggiati al suolo, ginocchia ed anche flesse, appoggiamo le nostre mani al pavimento o al tappetino. E da questa posizione andremo ad accentuare la lordosi lombare, possiamo aiutarci spingendo con le nostre mani, come vedi è un movimento di inarcamento della schiena e poi movimento opposto, quindi andremo a cifotizzare il tratto lombare, quindi ad ingobbare questo distretto. Prima vado ad inarcare e poi vado ad ingobbare il tratto lombare. Questo esercizio permetterà una mobilizzazione sia del distretto lombare che delle articolazioni sacroiliache. Effettueremo 4 serie da 20 movimenti con un minuto di riposo tra una serie e l'altra. Vuoi risolvere il tuo problema? Allora clicca in basso e trova il centro di fisioterapia specializzato più vicino a te.